Uè zozzi, siete su Barbaruffa. Come avete visto dalla live appena concluso con Wesa Channel, parliamo di hater in questa collaborazione gemellata. Wesa vi parlerà degli hater che fanno male e io invece vi parlerò degli hater che fanno bene. Un po' una visione particolare della figura dell'hater, forse anche cercando di riscattarlo, oppure cercando di prendere il meglio dalla figura dell'hater, che di per sé è una figura detestabile, detestata, che detesta, proprio etimologicamente, hater, colui che odia, colui che detesta. Io ho esperienza di hater, nella fattispecie ho trovato qua su YouTube le lettere di odio più cristallino che qualcuno mi abbia mai inviato in vita mia. È incredibile, per gli hater tu sei il nemico peggiore della loro vita per un quarto d'ora al giorno, magari per un paio di mesi, poi gli passa. Però, intanto, in quel momento, tu sei un bersaglio. Ti prendono e sono ossessionati. Qui, infatti, ci allacciamo al primo punto. Un hater fidelizza tanto. Se stai sulle balle a uno, questo qua è curioso, vuole vedere che cosa c'è da dire adesso, parlerà di te. Oh ragazzi, ma avete visto Barbaruffa che ha fatto questa cosa? La deve finire, la deve mollare. E soprattutto, l'hater non ti viene a cercare tanto nei momenti di bonaccia in cui non c'è niente, in cui non stai facendo nulla di che, in periodi un po' morti. No, l'hater viene quando sei on fire, come direbbero gli inglesi, quando stai facendo views, quando sei nel centro della discussione, quando sei proprio nel bel mezzo di qualcosa che sta per scoppiare, allora gli hater sentono il tuo nome e vengono per cercare di discreditarti, di buttarti benzina addosso, dire no, lui fa schifo. E che cosa provocano? Provocano una maggiore viralità, paradossalmente, dei tuoi contenuti. Creano maggiore interazione, cosa che di per sé è positiva su YouTube. Magari condividono anche il tuo video con altra gente. Ehi, guarda Barbaruffa, che cosa sta dicendo quel deficiente? Intanto mi fa una condivisione in più. Intanto altri 10 hater si guardano il mio video e questi 10 hater magari condivideranno a loro volta con altri 10 hater il mio video, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, l'hater è la macchina perfetta di condivisione, forse più dell'amore, perché l'amore è qualcosa di cui uno può essere anche geloso, quindi magari paradossalmente, oh, questo youtuber è una cosa mia, non mi va di condividerla, è un pensiero che ho anche fatto, mentre invece nel momento in cui c'è qualcuno che odi, ehi ragazzi, guardatelo che odio, guardatelo tutti e schernitelo tutti, viralità, condivisione. Quindi paradossalmente un hater non è male, anzi forse l'hater ti aiuta di più degli iscritti, ti aiuta di più della gente che ti sostiene, paradossalmente. E qua ci allacciamo a un altro punto. C'è qualcuno che non sa prendere bene i complimenti, non sa proprio come accettare i complimenti. Per linea di massima, i complimenti tutti li sanno prendere, ecco. L'imbarazzo del oh, non so come accettare i complimenti, è molto meno stressante dell'imbarazzo di sentirsi piovere addosso delle critiche anche pesanti. E l'hater, il più delle volte, non critica, odia. Non è un critico, proprio un hater, cioè ti odia. Magari puoi inventare la cura per il cancro mentre stai salvando 99 cuccioli di dalmata da una casa in fiamme e nel farlo fai anche un assolo di mandolino e niente, c'è l'hater fuori dalla casa in fiamme, tu ancora col volto pieno di fuliggine con tutti i cuccioli di dalmata che ti fa «Oh, ma i bambini in Africa non ci hai pensato?» «Eh no, perché ti fai tanto il figo, però intanto troveranno sempre un modo di buttarti giù, perché ti odiano. Cioè, magari gli stai antipatico, cioè la faccia, il modo in cui ti muovi, la voce, gli stai antipatico, quindi ti buttano giù. Ed è un bel modo per temprare, paradossalmente, il proprio carattere, per riuscire ad avere una gestione dello stress, una gestione interiore migliore, semplicemente, è un modo per migliorarsi, perché tanto come fai, tu sbagli per loro, è un modo per imparare a tirar dritto per la propria strada. E vi dico la verità, proprio come vi ho anticipato precedentemente,
È proprio nel momento in cui fai meglio che gli hater sono più incazzati e cercano di buttarti più giù. Quindi, paradossalmente, gli hater sono anche un termometro. Sono un termometro che ti aiuta a valutare il tuo successo. Se nessuno ti odia, probabilmente perché nessuno trova un sentimento, una cosa di succosa nell'attaccarti, mentre invece se hai iniziato ad avere successo e sei in alto, buttarti giù per un hater a gusto. Quindi paradossalmente, sì, tanti nemici, tanto onore. Può essere vero. Ovviamente tutto va preso con le dovute misure, perché se la tua utenza è costituita esclusivamente da gente che ti odia, a lungo andare strippi, a lungo andare c'è qualcosa che stai facendo male, diciamo che c'è una dose fisiologica di hater che è sano avere nel proprio canale, è sano avere nella propria vita, nei propri progetti, anche nei propri affetti. Un po' come una birra che deve avere una punticina di amaro per bilanciare tutto quanto il sapore del proprio progetto professionale, della propria esistenza. Sì, ok, ho fatto la metafora dell'amaro nella bevanda, vabbè, bravo Barbaruffa, chi se ne frega. L'hater costituisce una sorta di esercizio quasi esistenziale sul gestire l'irrazionalità, l'imprevedibile, perché, come ho detto precedentemente, l'hater odia, cioè l'hater critica fino a un certo punto, ma di base le critiche di un hater servono per giustificare con base razionale o pseudo-razionale un odio di fondo. Ti vuole morto l'hater, cioè ti vuole buttar giù, non ti vuole vedere più, cioè è contento se tu smetti di esistere sulla piattaforma YouTube, magari. Non tutti gli hater la prendono personalmente, anche se c'è qualcuno che ti arriva anche a minacciare personalmente, cioè t'ammazzo, cose del genere. Queste cose arrivano nel momento in cui ti esponi su piattaforme come YouTube, ti esponi sul pubblico. Il matto che ti vuole minacciare lo trovi sempre. Riuscire a gestire dal punto di vista emotivo, dal punto di vista esistenziale, ma anche dal punto di vista lavorativo, cioè in visione del progetto in sé per sé, la figura dell'hater, questo è estremamente importante. Ma ancora più importante c'è un aspetto che mi sono voluto lasciare alla fine. Diciamo che è qualcosa che non tutti quanti capiscono, che però io ho iniziato ad adottare e funziona. Si tratta di uccidere la propria idea. In linea di massima, nel momento in cui tu hai un'idea, la prima cosa che vuoi fare, proprio quando pensi, oh, ma questa potrebbe essere una buona idea, adesso faccio un piano e cerco di realizzarlo, la prima cosa che vuoi fare è cercare di uccidere la tua idea, di stroncarla sul nascere. Non vuoi trovare delle giustificazioni. Perché? Perché molto spartanamente, proprio per rievocare la figura degli spartani, vuoi eliminare da subito un'idea difettosa, un'idea che non funziona. Perché? Perché se consacri il tuo tempo e le tue energie su di un progetto che è destinato a non decollare, sprechi tempo, sprechi energie, non fai neanche esperienza. Quindi la prima cosa che vuoi fare quando hai un progetto sotto mano è demolirlo. E gli hater, tanto spesso, possono fare questo lavoro per te. Ecco perché bisogna imparare a gestirli con intelligenza. Se crei un nuovo format, se ti esponi con una nuova idea e ti esce l'hater che dice questo video ha fatto schifo perché ABCDFG, dovresti smetterla, fai schifo, fai cacare, eccetera, se tu osservi la situazione con una certa lucidità e analizzi, bene, vediamo, questo hater ha detto A, ha detto B, ha detto C. Quante cazzate ha detto? Ha detto qualcosa di vero? Sì, forse ha detto qualcosa di vero nel punto E. Per esempio, la mia fotografia era brutta. Dovrei modificare la mia fotografia. Parlo sempre per il progetto YouTube. L'hater può aver detto qualcosa di buono. Ha aiutato a uccidere la tua idea. Ma nel momento in cui l'hater dice fai dei video noiosi, nessuno ti si incula, non ti si fila nessuno, non arriverai mai da nessuna parte, però te lo scrive sotto un video in cui hai fatto 100.000 visualizzazioni, diciamo che quella parte la si può tranquillamente, va bene, grazie per avermi scritto, ciaone, perché non corrisponde alla realtà, è solamente un tentativo di dare sfogo, di dare razionalità a un odio intrinseco, per un motivo o per un altro.
in definitiva. Gli hater rappresentano, secondo me, quel famoso imprevisto, quel famoso gestione dello stress che uno scrive dentro il curriculum per fare bella figura. Ottima gestione dello stress e degli imprevisti, ecco. Gli hater sono quello stress e quell'imprevisto, che devono essere analizzati con freddezza, con lucidità e, se uno ha i riflessi pronti ed ha la giusta mentalità, deve cercare di sfruttare, deve trarre il massimo vantaggio. Essenzialmente l'hater fa del lavoro per me, cioè cercare di criticare e di ammazzare le mie idee, di ammazzare il mio operato. Perché se lo fa lui, poi non devo farlo io, non devo vagliare, non devo cercare nuove soluzioni, non devo cercare dei miglioramenti. Ecco perché gli hater fanno anche bene, non solo fanno male, come ci ricorda il buon Wesa Channel, ma fanno anche bene. Siete stati su Barbaroffa, alla prossima!